Monsignor Domenico Cornacchia, vescovo della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi, ha presieduto ieri la solenne celebrazione pontificale in onore di San Corrado, patrono della città di Molfetta. La celebrazione è stata seguita in diretta televisiva da Teledeon. Con gioia grande siamo qui riuniti per celebrare la memoria liturgica del nostro santo patrono Corrado. Sappiamo che il giovane Corrado nacque nell'Alta Svevia da una nobile famiglia circa il 1105 e morì nei pressi della città di Modugno, qui in terra di Bari, il 1126. Ad appena 21 anni, egli ha lasciato una traccia indelebile dietro di sé, conquistando la vetta della santità. I nostri antenati molfettesi, all'inizio del 1300, il 9 febbraio, traslarono i resti mortali di Corrado nel Duomo Vecchio della città, appena ultimata la sua costruzione. Soltanto il 10 luglio del 1875 le sacre reliquie furono trasferite qui in cattedrale a Molfetta, esposte alla venerazione dei fedeli tutti.